Namaste, io sono Heath Brave, ben ritornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac Repentance. Nello scorso episodio abbiamo fatto la nostra run di apertura con la Daily, vediamo di fare l'Isaac's Awakening se tutto va bene. Quasi tutte queste run, tra l'altro ho visto che ci sono anche in Antibirth, la Scatman, Bloody Mary, il Battesimo del Fuoco, credo di no in realtà, ma la Isaac's Awakening c'era la Sin Double e non la Picca Run. Però insomma alcune di queste sono derivate da Antibirth, questo volevo dire. Vediamo di fare l'Isaac's Awakening. Tra l'altro avrei anche un'altra ideuzza per la lore, ma la vediamo dopo. Allora, intanto vediamo di cominciare pure tranquilli. Ricordiamoci che abbiamo il questo per poter prendere queste e sbatterle in giro per il mondo. Il negozio ci offre King Baby. È utile King Baby in questa situazione? Mi sa di no. Forse la fiamma è utile. Però dovrei lasciare questo. Quindi prendiamo questa, entriamo e la sbattiamo addosso a qualcuno. Questa la prendiamo giusto per averla, ma in realtà non ci serve. Potrei andare a combattere già il boss? Sì. Ciao The Hunt. Questo lo prendo io. Au. Au. C'è finito lui addosso e abbiamo recuperato tutta l'energia solo con questo. Quindi figo. Ok, potremmo già andare avanti, ma torniamo un attimo indietro a cercare il resto. Che dobbiamo massimizzare le nostre possibilità. Abbiamo questa cosa da aprire qua in cambio della mano. Monkey's Paw, ok. Potremmo andare anche là dentro. Vediamo adesso se vale la pena. E qua dentro anche, ma non c'è granché di interessante. Distruggiamo le cacche per vedere se ci sono robe in premio. Possiamo distruggere anche questi. Ok, c'era un cuore nero ogni tanto. Dai. Ok. Perfetto. Qua becchiamoci questo e vediamo di... No, fare il giro là dentro adesso non conviene. Potremmo cercare la stanza segreta. Un po' difficile trovarlo. Non può essere là sopra, quindi mi sa che è per forza qua. Non è per forza qua. Allora forse è per forza là in alto, ok. Forse ho capito dove era. Questo serve... Vediamo se serve per aprire... Ah, la cassa posso aprirla senza farmi male, eh. Adesso vediamo come. Non può essere neanche qua. Non può essere qua sotto. Non può essere qua sopra perché c'è la cosa davanti. Allora si vede che... Ok, deve essere qui. Però non posso arrivarci così. Quello che possiamo fare però è prendere queste. Aprire questa senza farci danno. Perfetto. E con la bomba che ci manca allora possiamo aprire qua. Yes. Quindi ci accumuliamo un pochino di soldi che non è male. Vediamo un altro proof of concept. Questo muore? No. Se gli spariamo da... Possiamo prendere lui? No. Ok. Con 9 monete potevo prendere qualcosa di interessante? Potevo prendere King Baby che è in saldo. No. No. Andiamo avanti così. Ovviamente se ci sono rocce spirituali segnalatemelo, perché questa è una run abbastanza tostina da prevedere. Andiamo giù nel nostro schema delle fogne, vediamo che cosa combiniamo da questa parte, che è tra l'altro Dross XL, quindi stiamo molto attenti adesso perché c'è già tutta la parte speciale della prima parte del coltello. Qua ci sono le fiamme e qua c'è lo specchio, quindi tutto molto vicino per quello. Qua c'è una roccia spirituale. Dove bisogna arrivare? Come vedi qua sulla destra bisogna andare a sconfiggere Mother. Quindi non è facilissimo. Come run. Infatti visto che era già aperta la via per andare verso Mother. Senza bisogno della chiave. Ottimo. Apriamo questa?
Vabbè, mi ha fatto sprecare una chiave in sostanza. In cambio di... Ok, almeno un health up che mi va bene. Devo ricordarmi di usare i bottoni e non la cloche perché è un po' più difficile. Andiamo su. Qua potrei anche fare il taglia, la tecnica del tagliaerbe. Forse la facciamo, che è un po' più facile. No, in realtà devo tenere almeno una mano sotto, perché sennò è un po' difficile muoversi. Qui abbiamo anche le stanze dorate, a proposito. La Pokéball no. Quello centrale potrebbe essere. Questo che cos'è? Qualcuno mi ricorda cos'è questo e soprattutto se serve. È un oggetto che abbiamo già visto, quindi se ci diamo un'occhiata per vedere che cos'è mi fate un favore. E se vale la pena prenderlo in questa run. Secondo me no, però non mi ricordo sinceramente. Ottimo, andiamo su. Ottimo. Rocce spirituali in giro non ne vedo. Potremmo andare ad affrontare il boss. Lo facciamo anche. Wormwood, ok. Ah, giusto, sono due. Qua ci siamo arrivati, ci prendiamo Pagged Boy in cambio di un pochino di soldi. Prima di andare a affrontare l'altro boss, torniamo un attimo indietro. Nel negozio non ci possiamo andare. Possiamo vedere... Mi avete visto che cos'è questo oggetto allora? Vabbè, senza chiavi non possiamo farci niente, quindi andiamo qua, ci prendiamo Common Cold. Che non credo funzioni, a meno che non abbiamo... Sì, abbiamo la spada che ogni tanto diventa verde, quindi funziona. Qui potrebbe esserci qualcosa, ma non c'è niente. Andiamo a prenderci il coltello. Che la stanza della fiamma è qua, quindi facciamo così. Andiamo di qua. Ci sono stanze di sacrificio? No, ok. Quindi andiamo dritti da questa parte. Attenzione che adesso dobbiamo rifinire le stanze. Quindi non abbiamo... una chiave, bene. Quindi eventualmente al negozio ci possiamo andare. Continuiamo di qua. Continuiamo di qua. Attenzione. Ok, sono ancora vivo. Un'altra chiave. E altri soldi. Continuiamo ad andare di qua. E c'è anche un'altra ruota spirituale. Le? Non mi sono accorto del primo danno. Pensavo di prenderne solo uno. Vabbè, facciamo un restart veloce che siamo ancora all'inizio. Qua mi ha fregato. Siamo basement. Siamo basement. Allora, vabbè, ricominciamo subito. Range up, che non credo funzioni con la spada, ma mi sa di sì in realtà con la spada. Perché avevamo già fatto questa prova. Tears up. E speed down, ma neanche tanto. Andiamo pure avanti allora. Qua c'è già una stanza con la cosa che però non mi interessa. Andiamo di qua e ci prendiamo questo. Vediamo di andare su. Sì, questa roba qua la possiamo prendere, quindi va bene. Ottimo, ottimo. Vediamo se riusciamo a renderla un po' meglio questa run di primo. Oh, bene, bene. Allora. Qua c'è un'altra ruota spirituale. Da almeno la bomba. Ah, avrei potuto spostarla leggermente, ma... Va bene lo stesso. Cosa vi aspettate? Ci andrà bene questa run o sarà una di quelle da fare tre volte quando non ci va quella dritta? Questa la mettiamo qua. Questo car battery forse ci serve? Ma in realtà no, con l'oggetto che abbiamo. Magari con l'oggetto che avremo. Questa è mia, questa è mia. La stanza segreta potrebbe essere qua sopra. Mi sa di sì.
Possiamo entrare gratis di qua. Ok. Ah, quello dobbiamo farlo ancora saltare in aria. Una iera, ok. Ricordiamoci che la iera non è il change, ma è un'altra cosa. Baby Plum, proviamo a non toccarlo. Dovrebbe essere relativamente facile. Au. Ti sei stufato? Ciao Lorex, ok, sei andato via. Ottimo, e grazie per Plumflut, che prendo molto volentieri. Abbiamo l'altro boss da affrontare adesso. Ok. Quindi andiamo. Che è in questo caso mostro. Ottimo. Ci prendiamo questo, abbiamo già il patto col diavolo anche. Blood Cloth, ce lo prendiamo. Andiamo al patto col diavolo. Ok, quindi adesso abbiamo la spada che diventa rossa. Ci prendiamo il Little Harbinger. Sì, dai, prendiamoci il Seven Seal. Roccia spirituale là sopra, grande. Ops, vabbè, ho sbagliato il tasto io. Ah, giusto! Non ho più l'oggetto, cioè l'ho lasciato qua. Ecco, vogliamo portarci dietro Baby Plum? Se ho... Vabbè, no, non portiamoci dietro Baby Plum. Teniamoci la cosa, andiamo avanti. Ottimo. Un pochino di soldi li stiamo accumulando, andiamo pure giù. Allora, vediamo se ci va dritto a sto giro. Siamo già a Dross 2, quindi di nuovo possibilità di prendere il coso speciale. Magician non mi serve, mi serve più che altro energia in questo momento. Abbiamo un range parecchio aumentato, mi sembra di capire. Sì, abbiamo parecchio range, sto vedendo. Abbiamo anche le mi sa che la gran parte del danno lo fanno anche le nostre moschicine, eh. Le nostre moschine fanno un discreto danno, quindi ho fatto bene a prendere Little Harbingers, Seven Seals. Allora, qua c'è la fiamma. Qua c'è la stanza dorata. Che contiene... ah, ok, per quello sono uscito, perché sono spinto all'indietro. Questa non credo... No, questa se prendiamo danno funziona, quindi vorrei evitare. Backstabber... Credo anche quello funzioni se prendiamo danno. Qua c'è lo specchio, ok. Andiamo nello stanzone gigante. Ottimo, l'altra metà del cuoricino ce la siamo presa. Non possiamo andare là dentro, non possiamo andare neanche qua dentro. Quindi purtroppo niente di tutto ciò. Però possiamo andare nel negozio. Nel negozio, nella... oltre lo specchio. Adesso siamo super attenti oltre lo specchio. Dobbiamo semplicemente andare su una di due stanze. Ok. Mi sa che torniamo indietro direttamente. Conteneva cacca. Andiamo di qua. Ritorniamo normali. Sì, ho la spada più grande, mi sembra di capire. La mia spada è fortissima. Teniamoci iera. Sì, dai, teniamoci iera. Queste le possiamo prendere? Oh! Ok, abbiamo trovato Poop. Però non vale la pena. Dobbiamo ricordarci di distruggere più spesso questi secchi. Se li troviamo. Qua non vedo rocce spirituali, mi sembra. No,
Andiamo a affrontare il boss che è Wormwood, ok, solito. Tu non puoi niente. Toothpicks non male, però vabbè, abbiamo il coltello, sì, andiamo giù. Andiamo nella miniera, vediamo che cosa ci capita. Qui sei un piano XXL? Sì, Ashpit XXL. Ma questo posto cosa dovrebbe rappresentare? In che senso? Ok, testa di gatti. Ah sì, le fogne, sì. Lo schema delle fogne. Ha una valenza anche a livello di lore, perché è una terza via che Isaac decide di seguire, insomma, pian pianino. Ottimo, continuiamo a generare mosche perché ci danno una notevole mano. Ancora qualcuno che vuole avvicinarsi? Ah, questi dipende probabilmente dalla posizione dove sono. Più che altro questo, più che la miniera, è il mondo della cenere. Andiamo qua, no? Qua ovviamente. Ok, Pretty Fly va benissimo. Ah, Backstabber ci dà quello anche, vero? Che ogni tanto facciamo il danno. Questo è un fungo spirituale? Che però non posso distruggere. Ok, continuiamo sempre a usare la testa di gatti. Questi sono immortali? Ottimo, andiamo avanti. Voilà, andiamo giù. Andiamo giù ancora. Qualcuno qua sopra? Sì. Andiamo giù ancora. Qua c'è. Vabbè, qua possiamo in realtà fare. Così. Abbiamo pochissima energia. Tra l'altro io dovrei andare verso l'alto, non verso il basso. Però mi sa che c'è ancora un bottone da qualche parte. Blanket. Cerchiamo di prendere blanket per sopravvivenza. Dobbiamo ancora avere sette cose. Vediamo se riusciamo a beccarlo. C'erano dei soldi in giro che abbiamo lasciato? Sì, c'era qualcosina qua. Ottimo, un luck penny anche. Ce n'era uno solo e si è pure suicidato. Combattiamo prima il boss, che è Great Gideon. Ok,
ottimo. Prossimi. Sto per morire, eh. Ah, mi sono fatto uccidere da una cosetta. Vabbè. Non è il caso, a quanto pare, di giocare questa run oggi, perché non sono in forma per quanto riguarda la spada. Ci vediamo al prossimo episodio, dove sicuramente spareremo allora. E io sono Mr. Brave. Namaste, be brave.